do. I can't take up and down like this no more, babe. I need to find out where I am before I reach the stars. 67 punti in classifica, 20 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte sono i numeri della Roburziena per questa stagione non ancora terminata, perché i bianconeri hanno ancora la possibilità di conseguire la promozione in Serie B tramite i playoff. A partire dal 30 di maggio la formazione senese entrerà in scena ai quarti di finale con avversari ancora da stabilire. Naturalmente un campionato esaltante, per certi versi anche molto al di sopra delle aspettative, con un pizzico di rammarico per essersi fatti sfuggire la promozione che a un certo punto sembrava più che possibile. Buonasera, benvenuti su Calcio Spettacolo, trasmissione come di consueto aperta anche ai contributi dei nostri amici che ci stessero ascoltando da casa per radio o anche tramite lo streaming www.radiosenatv.it, il sito di riferimento. Avete visto i nostri canali in sovrimpressione, 339 15 20 060 per sms e messaggi WhatsApp, oppure utilizzate i social network con la pagina Facebook Radio Siena TV. E vediamo chi è l'ospite di questa sera. Gli abbiamo il vento di una vita sulla faccia, in questo nostro breve tempo senza età. Verso nuove onde che piantano la pace nelle strade in guerra e tirano su ponti per unire sponde. Noi siamo quelli che son padri, madri e figli in cerca prima o poi di un'alba che ci meravigli, perché il futuro siamo noi. Questo nostro breve tempo senza età, il sole sale dell'amore sulle braccia, noi che siamo ancora qua, tra il silenzio e il suono, tra il cammino e il volo, tra la testa e il cuore, capitani coraggiosi. Michele Mignani, buonasera. Buonasera. Grazie per partecipare alla nostra serata, naturalmente il tecnico della Robur. A completare il nostro salotto ci sono Domenico Chiantini per il Siena Club Valdarbia. Buonasera. E Lorenzo Molinacci, Siena Club Fedelissimi. Buonasera. Quindi insomma tre personaggi, niente male questa sera. Michele, comincio naturalmente da te, ripercorrendo anche la partita di sabato con il tuo Siena che ha onorato il campionato e ha vinto a Prato. Naturalmente c'era una differenza di motivazioni, perché il Prato doveva per forza vincere per evitare la retrocessione, la Robur sostanzialmente in classifica era già sicura del secondo posto, e invece ottima prestazione della tua formazione. Sì, noi avevamo due necessità. La prima era quella di non mettere i diffidati in campo per poi non correre il rischio di perderli per la partita dei playoff, e quella poi di vedere alcuni giocatori che avevano giocato di meno nella parte finale del campionato. Devo dire che, a parte i primi minuti dove probabilmente la concentrazione non era altissima e abbiamo concesso qualcosa al Prato, poi la squadra si è sciolta, ha fatto bene, come dicevi te le motivazioni erano differenti, però io credo che i ragazzi, per come li ho visti io quest'anno, non abbiano bisogno di motivazioni particolari. Loro in allenamento e in partita danno sempre il massimo, e anche a Prato l'hanno dimostrato. Ecco, che risposte hai avuto da chi aveva comunque calcato il campo mai come Crisanto e Solini, o comunque con minore frequenza? Penso a Guerri, a Cleur, ad altri giocatori che si sono visti, ha esordito il giovanissimo Biancalani. Che segnali ti hanno lanciato? Ma ti ripeto, fondamentalmente io non avevo bisogno che in una partita mi lanciassero segnali, o meglio, non si può fare delle valutazioni su 90 minuti. Sono ragazzi che in ogni allenamento ti fanno vedere che hanno voglia di giocare, che sono pronti, che sono all'altezza degli altri, e quindi questa è stata solamente una conferma. Poi è anche vero che
più giochi e più probabilmente entri in condizione e puoi avere qualcosa in più da dare. Senti, undicesima vittoria, ci diamo del tu naturalmente, ci conosciamo anche da anni, undicesima vittoria in trasferta, il record per la categoria, questo dato cosa significa? Ma significa che va analizzato nella sua interezza, cioè mi riferisco ad un anno intero dove siamo partiti bene in trasferta perché abbiamo, mi sembra, fatto diverse vittorie consecutive e poi c'è stato il periodo forse più importante del campionato dove non siamo riusciti a ripetere le vittorie dell'inizio stagione. Però anche è vero che poi più va avanti nel campionato più conosci gli avversari e quindi più diventa sotto certi aspetti semplice e fruttuoso preparare le partite e magari per chi le deve vincere, chi ha l'obbligo di vincerle, diventa più difficile vincerle. Lorenzo, alla vigilia del campionato, a partire dal ritiro di Castel del Piano, immagino che neppure il più ottimista dei tifosi pensasse di poter disputare un campionato di questo livello, comunque di posizionarsi addirittura a un punto da quella che poi ha vinto il torneo ed è stata promossa. Poi dopo parleremo naturalmente anche, come dicevo in presentazione, di quel pizzico d'amarezza per non aver ottenuto la promozione diretta, però insomma alla luce complessiva di quelle che erano le premesse estive mi pare che la squadra abbia stupito. Ma credo proprio di sì, io all'inizio di campionato, visto anche la stagione precedente che ci eravamo salvati nelle ultime giornate, speravo di fare un campionato molto più tranquillo, mi aspettavo di arrivare nei playoff magari in una posizione vantaggiosa, ma mai avrei pensato di arrivare secondo, ma soprattutto di avere conteso il campionato a Livorno fino alla penultima giornata, insomma, soprattutto anche vedendo le rose delle altre squadre, che io credo così la rosa del Siena sia inferiore perlomeno a nomi e a esperienza rispetto a quelle del Livorno, del Pisa, dell'Alessandria, che comunque hanno fatto un campionato inferiore al nostro, quindi credo che ci sia tutto per essere soddisfatti e per poter arrivare ai playoff con l'entusiasmo a mille e giocarsi quelle possibilità per andare in Serie B tramite questa strada che ci rimane ancora a disposizione. Naturalmente poi lo chiederò anche al mister, ma Domenico, altra faccia della medaglia, cosa è mancato, se è mancato qualcosa a quattro turni dalla fine quando la Robur era un punto sopra il Livorno per mantenerla questa prima posizione? Io credo sia difficile dirlo, perché certe cose insomma lo sanno più gli addetti ai lavori e comunque chi segue la strada... voi insomma avete visto diverse partite. Sì, noi ci abbiamo visto diverse partite, comunque ovviamente chi segue la squadra tutti i giorni in allenamento è comunque sa perfettamente quali sono le difficoltà e comunque si è visto che forse la squadra a fine di questo campionato era rimasta un pochino, gli mancava qualcosa, cioè forse un po' stanca, non so se psicologicamente oppure fisicamente, ma comunque lo sforzo è stato, credo sia stato molto grosso, a prescindere dal fatto delle motivazioni che ti vengono ovviamente giornata per giornata, perché vedi che puoi arrivare a un certo obiettivo. Però Livorno credo che abbia in questo caso forse sia stato più demerito del Livorno, per quello che posso dire io come tifoso. Michele, anche a te la parola su questo aspetto. Gestire un primo posto cosa comporta? Ma comporta che tu devi scendere in campo ogni domenica pensando a vincere. E non è facile per nessuno, non è facile per una squadra che magari non è abituata a giocare per questi obiettivi. Cioè, se noi guardiamo la Serie A abbiamo visto la stessa cosa tra Juventus e Napoli, dove probabilmente la Juventus ha più per storia, per blasone, per giocatori più predisposizione a gestire questi momenti. Noi probabilmente, pur cercando di dare sempre il massimo, magari a livello inconscio o psicologico un pochino abbiamo sofferto questa pressione
però è anche vero che poi alla fine siamo arrivati a un punto dal Livorno, e se noi andiamo, anche se coi se e coi ma non si va da nessuna parte, questo è verissimo, però poi se andiamo a vedere i punti fatti, esclusi gli scontri diretti, noi abbiamo fatto 67 punti e loro ne hanno fatti 61, quindi poi alla fine può anche darsi che l'ago della bilancia sia stato quello. E volevo chiederti proprio questo appunto, quanto abbiano influito quei due scontri diretti dove la Robur ha accolto 0 punti, ma ne avrebbe meritati per il gioco che ha espresso, per le due partite come si sono dipanate, almeno 4 insomma. Sai, fa piacere che lo dici te, io non voglio dirlo, anche se probabilmente lo penso, però non si può dire nemmeno questo. Io ho fatto solamente una valutazione sui punti finali, perché poi ogni partita finita in un modo o nell'altro, a metà campionato, inizio del campionato, verso la fine del campionato, cambia le dinamiche di quelle successive. A livello generale, scusami, credi che il primo posto logori, perché anche il Livorno ha sperperato poi 12 punti di vantaggio, merito del Siena che ci ha creduto e che ha effettuato una grande rimonta, poi la Robur è stata anche controsorpassata, anche negli altri gironi, ora eccezione fatta per il Padova, comunque anche il Lecce ha avuto delle difficoltà, sono squadre con, magari con più esperienza e allestite con un budget superiore rispetto a quella bianconera. Credi che il primato abbia, comporti delle necessità e delle difficoltà intrinseche? Ma io non, fondamentalmente non so risponderti, o meglio ti dico, io preferirei tutta la vita stare per il campionato intero al primo posto piuttosto che all'ultimo, secondo me è più logorante stare all'ultimo posto. Detto questo, ti ripeto quello che ho detto prima, e cioè che quando sei primo e hai nella testa l'idea di vincere, e noi ce l'abbiamo avuto vuoi o non vuoi quasi dall'inizio del campionato, questa mentalità, sei obbligato ad andare in campo per provare a vincere, e non è semplice. E se a metà campionato non vincevi, nessuno ti chiedeva perché non hai vinto, alla fine le pressioni erano molto di più, perché i margini di errore erano molto più corti, più stretti. Lorenzo, di oggi la notizia è che Guberti si è aggiudicato il 39esimo fedelissimo d'oro succedendo ad Alessandro Marotta, ecco appunto, volevo coinvolgerti proprio su questo premio che sarà consegnato al fantasista bianconero. Ma sai, noi il fedelissimo d'oro, come sappiamo, è una media di tutti i voti delle pagelle dei quotidiani locali e nazionali, a cui si somma in percentuale il sondaggio sul nostro sito, e quindi evidentemente Guberti, ossia, ha avuto i voti migliori rispetto agli altri. Soprattutto credo lui questo premio l'abbia vinto nel girone d'andata, dove era per tantissime partite è stato il meglio campo, mentre nel girone di ritorno ha un po' sofferto, non ha avuto più quella brillantezza che aveva nelle prime partite. Comunque credo che sia stato uno dei giocatori più importanti della stagione, insieme a Marotta, insieme a Gerli, ma credo anche, a me è piaciuto anche Neglia, nonostante un gol solo fatto, però ha sempre dimostrato tantissimo impegno quando è andato in campo. Michele, sono mancati i gol di Guberti nel girone di ritorno, ti chiedo, e poi sulla sua posizione, è sempre stato un po' il libero battitore della squadra, andava quasi a cercarsi il posto in campo, non lo vedi magari a volte più vicino alle punte, oppure insomma questa collocazione per lui è l'ideale secondo te? Stefano è un ragazzo molto intelligente, è arrivato a campionato iniziato, si è messo a disposizione dei compagni, a disposizione dell'allenatore in punta di piedi, e già questo è stato un segnale importantissimo che ha dato a noi tutti. Nella prima parte della stagione, come diceva Lorenzo, ha fatto bene, ha fatto molto bene, ha fatto gol, è stato con la sua personalità e con il suo estro probabilmente l'uomo in più. L'uomo in più.
è anche vero, lui è arrivato da noi che non aveva svolto completamente il ritiro con il Perugia, perché gli avevano comunicato che non sarebbe rientrato nei piani, quindi probabilmente poi alla fine, nella parte finale della stagione, complice anche qualche piccolo problemino muscolare, ha pagato un po' il girone di andata, però è un giocatore che ha una qualità superiore alla media in questa categoria. Detto questo, per quanto riguarda il ruolo, Stefano nasce esterno di un 4-4-2, esterno di un 4-3-3, uno al quale piace giocare con la linea laterale accanto e spesso si vede anche nelle nostre gare. Però diciamo che la cosa più importante che io gli chiedo è di non dare punti di riferimento all'avversario, di andare a trovare gli spazi in maniera intelligente che gli avversari ci possono concedere. Nella prima parte dell'anno era un pochino più semplice trovare questi spazi perché le squadre giocavano con noi maggiormente a viso aperto, nella seconda parte è stato molto più difficile perché le squadre... Certo, sì, chiarissimo, questo mi sembra una risposta assolutamente esauriente. Domenico, anche tu però hai un annuncio da fare riguardo al tuo club. Sì, anche noi come ogni anno abbiamo istituito la maglia d'oro al miglior giocatore che viene votato nel nostro sito del Siena Club Val d'Arbia e niente, quest'anno se l'ha giudicato Marotta, e, a dire il vero, uno dei giocatori insomma più che hanno dato mano a questo campionato, come Gerli e come Guberti, che sono stati lì anche loro nel aggiudicarsi questa maglia d'oro. Comunque siamo contenti che Marotta sia riuscito a aggiudicarsi la maglia. Quindi ecco l'annuncio, Marotta vince Marotta la maglia d'oro. D'oro, sì. Certo. Guberti il fedelissimo, quindi abbiamo accontentato entrambi, visto che Marotta è arrivato secondo al fedelissimo d'oro, anche lui ha il suo premio. Ne approfitto, Michele, proprio per chiederti di Marotta, che domenica ha segnato una doppietta arrivando a quota 11 gol in campionato, ha giocato nelle partite, specialmente nel girone d'andata, molto brillanti, dove è stato particolarmente incisivo. Forse però sul finale di stagione ha accusato un calo, ti chiedo, a volte l'ho visto anche un po' isolato in alcune partite là davanti. Ti ripeto, Marotta è un giocatore che io non conoscevo bene, cioè l'avevo affrontato da avversario e l'avevo visto, ma finché un giocatore non lo alleni o non lo hai alle tue dipendenze non lo conosci fino in fondo, e pensavo fosse più una prima punta, invece lui non è una prima punta, ma è un giocatore che può fare la prima punta con le sue caratteristiche, ma è un giocatore al quale piace andare anche lui a trovarsi gli spazi e andare a cercare il pallone anche fuori dall'area. Nella prima parte del torneo avevamo Lescano con caratteristiche diverse agli altri attaccanti, però probabilmente Lescano non si è integrato come avremmo immaginato era un po' acerbo probabilmente era un po' acerbo per una piazza come Siena, per il campionato che stavamo facendo, e quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni con gli attaccanti che avevamo e devo dire che poi Alessandro comunque è un trascinatore, è un giocatore che la sua partita la fa sempre, nell'ultima parte può anche darsi che abbia avuto un piccolo calo, ma ci può stare perché ha sempre giocato, quasi mai sostituito, quindi è fisiologico. Meno male si è ripreso, ha fatto due grandi gol domenica, lavorando un pochino più centralmente, però io penso che comunque darà fino in fondo il suo contributo. Perché domenica abbiamo visto uno schieramento a tre punte pure, anche se poi l'allenatore non piace molto parlare di queste cose, di moduli, ma qualcosa di diverso in campo si è visto, pensi che sia anche proponibile per i playoff? Ma sì, secondo me poi alla fine non c'era grossa differenza tra quando giochiamo con un tre quarti e due punte e le tre punte, perché poi alla fine per le caratteristiche delle punte che abbiamo spesso si muovono e vanno a lavorare da punta esterna. Tante volte Neglia, quando giocava la prima parte del campionato, lavorava da punta esterna, Guberti lo fa sempre, quindi e Mausso andava giocato anche lui, andava a trovarsi gli spazi sull'esterno, quindi non c'è grandissima differenza, che magari nella fase non possesso può cambiare qualcosa, perché avendo il trequartista vai a prendere il mediano basso degli avversari e giocando in questo modo devi trovare delle soluzioni diverse. È un'idea aprire un pochino di più gli esterni, però anche la partita
col Prato sono andati in giro senza dare grossi punti di riferimento come abbiamo fatto per quasi tutto l'anno, che poi è la nostra idea di base. Allora Michele, il momento anche dei messaggi da casa, so che sei prontissimo. Assolutamente. Davide ci chiede, senza offendere nessuno e senza irritare il nostro grande mister, questa è la premessa di Davide, al Siena è mancato un portiere normale, affermo con grande rispetto per l'uomo Pane, ma a livello tecnico i suoi errori sono stati decisivi, spero che il mister non si arrabbi, lo saluto insieme agli altri ospiti. Questo è un rispettoso Davide che chiede naturalmente sull'operato di Pane, che è stato abbastanza oggetto di opinione pubblica durante l'arco di tutto il campionato. Non mi sembrava una domanda, eh? era una sua considerazione personale. Sentiamo cosa ne pensa il nostro allenatore. No, ma non è così, nel senso, cioè, io capisco benissimo Davide, capisco benissimo che la gente possa aver storto il naso nel momento in cui può succedere che un portiere, questa è una grande parata per esempio. Sì, abbiamo enucleato alcune parate e alcuni errori. Va bene, che cosa voglio dire, dove voglio arrivare? Voglio arrivare che noi siamo in Lega Pro e secondo me tutti i giocatori che abbiamo, compreso il nostro portiere, ci sta alla grande in questa categoria. È chiaro che se fa un errore l'attaccante, faccio un esempio, se Marotta ha sbagliato il rigore con l'Olbia e non poi ha vinto la partita, e a volte è successo che magari un errore è stato commesso al nostro portiere e non siamo riusciti a ribaltarla, però non mi ricordo con chi ne parlavo l'altra settimana, dicevo a volte magari prendi un gol per un errore di un portiere o di un difensore o di chi che sia, poi magari riesci a ribaltarla, cioè le partite si possono vincere 3-2, 4-3, 5-4 e... Tra l'altro abbiamo visto un portiere commettere un errore clamoroso in una semifinale di Champions League, quello del Bayern. Perfetto, Monaco, quindi dove voglio arrivare alla fine, che non, io credo che il nostro sia un buon portiere per la categoria, magari non è il migliore in assoluto, però io credo che abbia fatto il suo onesto campionato e probabilmente le qualità migliori che ha non sono visibili agli occhi dei tifosi, ma io vi garantisco che lui è un ottimo portiere e per noi un giocatore molto molto importante. Prima della pausa, Lorenzo e poi Domenico, anche voi sul Pane. Ma Michele ha risposto, ha fatto delle buone parate, ha fatto anche degli errori, però credo che, come dire, secondo me è un ruolo in cui, soprattutto in ottica futura, ma quest'anno, insomma, cioè io ti devo dire sinceramente, non sono soddisfatto del campionato che ha fatto, del portiere, sì. Che ha fatto Pane, perché a me mi è sembrato, al di là delle belle parate o delle papere, non infondesse nemmeno poi tanta sicurezza nei confronti dei suoi compagni di squadra. Detto questo, non è che noi non siamo andati in Serie B a dritto per responsabilità di Pane, insomma, ecco. Però sicuramente non lo può, quello con la maglia del Siena non lo può, anche lui non credo lo consideri come uno delle sue migliori stagioni. Domenico? Come ha detto anche Michele, insomma, il fatto che un portiere quando sbaglia, giustamente, se rimane penalizzati maggiormente che quando sbaglia un attaccante, insomma, è un centrocampista. E questo ovviamente dà monito poi ai tifosi di avere un po' di... per questo per forza, quindi che c'è da dire? Senz'altro questi sbagli creano un po' di malumore, allora bisogna accettare anche qualche volta qualche critica. A inizio campionato mi avessero detto che saremmo arrivati secondi, avrei messo la firma, andiamo avanti, ce la faremo, grande Robur, messaggio di Rosi. Buonasera, domanda per il mister. Non ritiene, questo ha già risposto, che alcune mancate vittorie non siano da addebitare alla scarsa esperienza di Pane? Ce lo chiedeva Massimo, mi sembra che la risposta sia già stata sviscerata ampiamente. Direi di fare una pausa, abbiamo ancora altri messaggi, dobbiamo affrontare altre tematiche, i consigli della nostra rete e poi torniamo con la seconda parte di Calcio Spettacolo.
Bentornati di nuovo in onda con Calcio Spettacolo, rigorosamente in diretta. Questa sera ospite l'allenatore della Roma Urziana Michele Mignani, oltre ai rappresentanti dei club Fedelissimi e Valdarbia, Lorenzo Molinacci e Domenico Chiantini. Riparto proprio da Lorenzo Molinacci. Lorenzo, 41 gol segnati dal Siena, squadra che è tra gli attacchi meno prolifici, perlomeno delle prime formazioni della classifica. 11 ne ha realizzati Marotta, sono arrivati in corsa i 4 gol di Santini, dicevi anche tu, un gol di Neglia, 2 di Emmaus, 5 di Guberti che poi nel ritorno si è fermato. Ecco, ti chiedo, è il gioco che non ha messo gli attaccanti in condizione di esprimersi al meglio, oppure c'è subentrato un altro fattore? Perché comunque questi sono tutti giocatori che nello scorso campionato Neglia, Santini erano andati in doppia cifra. Sì, allora io andando a vedere un po' il discorso di statistiche nelle carriere dei giocatori, Neglia e Santini l'anno scorso hanno fatto 13 gol, Santini nel Pontedera e Neglia nella Viterbese. Però gli anni precedenti, non è che viaggiavano alla media di 13 gol a campionato, l'hanno fatti lo scorso anno e si sono un po' rilanciati nella carriera, quindi cioè, avendo fatto, essendo andati in doppia cifra, Neglia ci andò anche l'anno prima ma in Serie D, in Serie C sono andati in doppia cifra una sola volta, e secondo me, e questo non significa che tutti gli anni si debbano ripetere a quelle cifre lì, se prendiamo invece Marotta, uno che normalmente arriva sempre intorno a 10 gol e ci arriva sempre a quelle cifre lì, quindi io non direi che sia il modulo di gioco invece di un altro. Poi c'è stato anche Santini, Santini secondo me ha fatto il suo, perché essendo arrivato a fine gennaio ha fatto 4 reti, poteva aver fatto qualche gol più, ma insomma Neglia, ecco, mi aspettavo quei 3 o 4 gol in più che ci avrebbero permesso insomma di vincere qualche partita. È vero che è stato anche parecchio sfortunato, è sì, stato per esempio quella traversa linea contro il proprio Piacenza, è stato un po' in panchina, quindi io credo che sicuramente è chiaro che si sta parlando degli errori di Pane, si sta parlando, ma la difesa è la seconda migliore difesa del girone, quindi credo che forse qualche punto in più poteva arrivare dall'attacco. Volevo chiederlo proprio al mister, 41 gol segnati, abbiamo detto però anche 30 gol al passivo, che sono pochissimi, seconda difesa del girone dopo il Monza, a pari merito con il Pisa. Ecco, come leggere questi dati? Ma secondo me la difesa ha lavorato sempre bene, anche se la premessa è il fatto che la squadra si difende in 11 e gli attaccanti sono i primi difensori e partecipano alla fase difensiva. Questo è stato un grosso vantaggio che ci hanno dato i nostri attaccanti. Per quanto riguarda quell'altro discorso, io ci ho pensato, riflettuto, e allora ti dico due cose. Tre cose. La prima è sicuramente un allenatore deve cercare di mettere nelle condizioni gli attaccanti di fare il più gol possibile, perché è il suo lavoro e perché deve studiare se c'è bisogno di giorno o di notte. La seconda cosa, dico questa, che nella prima parte di campionato noi abbiamo fatto dei gol diversi da quelli che sono stati i gol della seconda parte di campionato, mi spiego meglio. Se noi guardiamo il gol con a Lucchese, ma quelli in trasferta a Carrara, a Viterbo, a Olbia, a Pistoia, cioè sono stati gol anche su ripartenze, su contropiedi, dove probabilmente per caratteristiche i nostri giocatori possono esprimersi meglio. Però anche è vero che poi durante l'anno non puoi decidere te come gli avversari vengono a difendersi in casa tua o vengono a difendersi in casa loro. Noi abbiamo sempre trovato squadre che ci aspettavano e che non si muovevano dalla loro area di rigore. E allora qui mi aggiungo dicendo la terza cosa, che non è uno sminuire il valore dei nostri giocatori, ma sentendo un'intervista di Allegri, ne parlavo con uno dei miei direttori la settimana scorsa, Allegri faceva l'esempio col basket, no? Diceva che tu hai la possibilità di giocare con le mani, hai la possibilità di organizzare degli schemi, però poi alla fine quando non salta tutto dai la palla al più bravo, e il più bravo nell'uno contro uno va a tirare a canestro. Che cosa voleva dire? Voleva dire che se fosse semplice organizzare
fare degli schemi per mandare in gol gli attaccanti, allora probabilmente non ci sarebbero quei, valori, quei giocatori che valgono 100, 200, 300 milioni e che sono poi quelli che con una giocata individuale fanno la differenza. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che la difficoltà più grossa abbiamo trovato nella seconda parte della stagione a fare gol è che tutte le squadre si chiudevano dietro la loro area di rigore e ci toglievano gli spazi, per cui era per noi più difficile andare in gol. Questa è un'idea, ovviamente, non la certezza. Michele, poi hai lanciato Gerli disegnandogli un ruolo inedito per lui, mi sembra che si fosse presentato come trequartista, è stata una tua intuizione veramente brillante, e Gerli, che è un classe 96, ricordiamo, per larga parte del campionato ha avuto dei ritmi e una costanza di rendimento davvero impressionante. Ma io non ho lanciato Gerli, Gerli è un ragazzo in gambissima, un ragazzo che è venuto qua con la speranza di ritagliarsi un posto, si è messo a lavorare durante gli allenamenti, quando ha avuto, io ne ho percepito le qualità, ma quando ha avuto la possibilità di giocare lui ha dimostrato sul campo che la fiducia era giusta, quindi il merito è suo perché è un ragazzo intelligente sia fuori dal campo che in campo, e che io mi auguro continui questa crescita che quest'anno è stata veramente importante. Domenico, se volessimo trovare una pecca al Siena che non è riuscito poi avanti a Livorno a rimanerci davanti, dopo magari gol presi a Pontedera, Arezzo, a Monza, è mancata una reazione nervosa della squadra? Sentendo un po' anche tutti i rumori e ovviamente i tifosi quello che dicano, ovviamente si percepisce che la reazione non si è vista proprio realmente talvolta, no? Anche quando si è subito un gol, ma questo purtroppo dipende anche dalla squadra avversaria e dipende anche dal momento in cui si sta facendo la partita, e quindi perché poi ci si può sfaldare, si può dare parecchio campo anche agli avversari e allora poi non si risolve più una partita, non si riprende un risultato. E quindi secondo parecchi tifosi è mancato questa reazione, diciamo un pochino più, come si dice, superlativa, ecco. Chiedo al nostro mister, questo è un messaggio di Beppe, se Cruciani riuscirà ad essere in forma per i playoff, perché secondo me è importantissimo per la squadra. Beppe, Cruciani ha subito purtroppo un intervento al tallone d'Achille, non credo che sarà più disponibile per il resto del campionato, no. E questo è un peccato perché si stava rivelando una pedina comunque strategica in certe partite. Sì, Cruciani ha caratteristiche magari diverse da Guberti o più simili ad altri giocatori che abbiamo fatto giocare da tre quarti. Alla fine gli avevamo creato quella posizione perché ovviamente con l'esplosione di Gerli e con le caratteristiche sue, secondo me non poteva lavorare come volevamo noi da mediano basso, aveva fatto 3-4 partite interessanti e probabilmente sarebbe stato in crescita di condizione. Non era riuscito a trovare il gol, ma c'era andato molto vicino sia a Pontedera quando era entrato che con l'Arezzo, e quindi era un giocatore che ci avrebbe fatto comodo, però purtroppo ci dispiace da morire perché ha avuto questo grave infortunio che lo terrà fuori un po' di tempo, e tra le altre cose anche il ragazzo che ci ha dato tanto nello spogliatoio a livello umano, e questo è un doppio dispiacere. Spero di riaverlo con noi il prima possibile, anche se adesso è tornato a casa qualche giorno perché c'è una degenza abbastanza lunga. Ascoltiamo Filippo Tozzi che commenta i risultati dell'ultima giornata della stagione regolare, poi vedremo anche la classifica, i risultati con Filippo Tozzi che ci traccia anche i numeri di questo ultimo turno e poi torniamo in studio. Tempo di verdetti per il girone A di Serie C, il Livorno capolista e ormai sicuro della matematica promozione in Serie B, pareggia per 2-2 contro il Piacenza e chiude la propria graduatoria con un solo punto di vantaggio rispetto alla Rovere, al Garilli. I gol di Pesenti e di Corazza rispondono alla doppietta dell'ormai solito vantaggiato che chiude la stagione con 19 gol e soprattutto con la corona di capo cannoniere. Finale glorioso anche per il Monza, la neopromossa conquista definitivamente la quarta piazza in graduatoria grazie alla vittoria sull'Olbia, vittoria firmata da Guidetti, Del Rico e Trainotti,
e soprattutto la palma della migliore difesa del girone A con sole 26 reti subite in stagione. Vittoria anche per la Viterbese che, nonostante i tre punti portati da Celiento con il gol vittoria, gol partita contro il Pontedera, non riesce ad evitare la prima fase dei playoff del girone e si piazza infatti al quinto posto. A proposito di Pontedera, gli uomini di Mister Maraia, nonostante chiudano all'undicesimo punto in classifica, disputeranno comunque la post stagione, poiché all'interno del girone A è presente l'Alessandria, che ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Alessandria che al Moccagata stende il cuneo in rimonta grazie ai gol di Nicco, dell'ormai solito Marconi e di Fischnaller, che replicano all'iniziale vantaggio messo a segno da Cristini. Il cuneo si giocherà la permanenza tra i professionisti contro il Gavorrano in un turno di andata e ritorno ad altissimo contenuto di emotività. I minerari infatti battono la Pistoiese grazie al gol di Barbuti, ma dovranno appunto passare per le forche caudine dello spareggio per rimanere tra i pro. Dovranno passarci anche per la contemporanea vittoria dell'Arezzo. Gli Amaranto strappano di fatto una impensabile salvezza diretta sul campo con il gol di Cellini al 90esimo e soprattutto allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese, e nonostante una pesantissima penalizzazione in classifica e soprattutto nonostante le ben note vicende societarie che mettono tuttora a repentaglio il futuro del club. Salvezza anche per l'Arzachena che al 91esimo grazie a Nuvoli pareggia in casa contro il Gian Erminio. Per i Brianzoli si tratta della seconda stagione consecutiva chiusa ai playoff, quindi la loro stagione prosegue e soprattutto il prossimo anno sarà il quinto consecutivo tra i professionisti. Per la squadra di Gorgonzola completa il quadro dei risultati di giornata il poker esterno rifirato dal Pro Piacenza alla Lucchese con la doppietta di Starita e con i gol di Barba e di Ricci. Per il punto su questa ultima giornata del girone A della stagione regolare della Serie C 2017-2018 è tutto, a me non resta che salutarvi. Grazie al nostro Filippo Tozzi, come di consueto, per averci illustrato i risultati di giornata. Direi di vederci anche la classifica definitiva, poi naturalmente andremo anche ad affrontare la tematica playoff. Livorno è promosso in Serie B e vittorioso del girone A di Serie C con 68 punti, 67 per il Siena, 61 Pisa, 58 Monza e Viterbese, 56 Alessandria, 55 Carrarese, 50 Piacenza con 2 punti di penalizzazione, 46 Gian Erminio, Pistoiese e Pontedera, 44 Lucchese, 43 Olbia, Pro Piacenza 41, Arzachena 39, Arezzo 37 con 15 punti di penalità, Gavorrano meno 2, 34 punti, Cuneo 32, Prato 26, Prato retrocesso in Serie D, playout fra Gavorrano e Cuneo. Le formazioni da Roburziena fino a Pontedera accedono ai playoff. Domenico, un commento su questa graduatoria: alla fine il Siena per un punto non ce la fa, anzi per due, perché a parità poi di scontri diretti sarebbe andato di sopra il Livorno. Vedeva anche l'Arezzo, 15 punti più era nei playoff. Sì, 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 sì. È vero, sì. Quindi voglio dire, anche perché mi è sembrato l'Arezzo una buona squadra, affrontata nelle due partite, sia all'andata che mi sembrò che forse è stata la partita che forse non si meritava più, meritavano più loro di noi, per quello che posso dire al tifoso, perché mi piacque come squadra l'Arezzo. E dico, c'ha dei giocatori interessanti anche. E poi dico che noi, come si vede dal grafico, insomma, a un punto, due punti, come hai detto te, sì, sono quelli che ci distaccano dalla prima posizione, non sono niente a confronto, come spesso accade in questi campionati, però purtroppo, come si diceva poc'anzi, sono dovuti anche agli scontri diretti che ovviamente non siamo riusciti a portare a termine. Michele, ad Arezzo o in casa con il Piacenza, dov'è che il Siena ha capito, diciamo, scusami, non che ha capito, che non, dove è stata la partita chiave per non riuscire ad arrivare primi?
Beh, probabilmente, forse, tanto è difficile dirlo, ma io sono convinto che se fossimo riusciti a vincere con il Piacenza nei primi 20 minuti abbiamo avuto le occasioni per sbloccare il risultato, le avremmo messe in grossa difficoltà, perché poi Livorno sarebbe dovuto andare a Piacenza e fare il risultato in tutti i modi, così come sarebbe dovuto succedere anche a noi a Prato, però diciamo che la più vicina è quella che ci ha lasciato più la mare in bocca. Però anche se, scusami, un pareggio ad Arezzo ai fini della classifica poi alla fine avrebbe potuto comunque far comodo. Sì, no, per amore del cielo, ma noi abbiamo perso 9 partite, io non vorrei sembrare presuntuoso, ma mi ricordo quante, certo, ne abbiamo... 20 su 36 vinte poi, assolutamente. Sì, ragionando sulle partite perse non mi ricordo quante ne abbiamo realmente perse meritando di perdere, insomma. Le altre, insomma, ce le siamo giocate. È anche vero che la nostra è un dato che è scritto, è che la nostra squadra ha pareggiato poco, cioè o ha vinto o ha perso, e probabilmente questo è figlio della nostra mentalità, ma è anche vero che se non ce l'avessimo avuta probabilmente non avremmo fatto 20 vittorie e non saremmo riusciti a fare 67 punti. È anche vero, Michele, che questa squadra ha affrontato un percorso di maturazione e crescita impressionante da quando vi siete radunati fino appunto al termine della stagione regolare. No, ma io sono contento, insomma, sono contento del lavoro che abbiamo svolto, lo staff, sono contento, devo ringraziare la società, perché al di là dell'impegno economico mi hanno messo nella condizione migliore per lavorare, e questo per un allenatore è il massimo. Come tutti siamo convinti che non finisce qua, e daremo il sangue per cercare di fare il meglio possibile. Noi, non permettimi di dire che dal primo giorno in cui ci siamo visti, volutamente non abbiamo mai deciso di scegliere un obiettivo, e probabilmente è stato anche giusto così, ce lo siamo posti durante l'anno. Poi alla fine il nostro obiettivo era provare a vincere il campionato, quindi non cambia nulla, sappiamo che è difficilissima, sappiamo che dobbiamo essere bravi noi soprattutto come staff a riorganizzare il contesto squadra dopo 25 giorni che non si gioca, ma è una responsabilità che siamo orgogliosi di poterci prendere, e speriamo di toglierci ancora delle soddisfazioni. Colgo la palla al balzo, vediamo la grafica dei turni di playoff, perché inizia una nuova fase della stagione. Viterbese, Pontedera, Carrarese, Pistoiese e Piacenza, Gian Erminio per il primo turno di girone, tutte venerdì sera, 19 come orario per Viterbese, Pontedera, e 20:30 per Carrarese, Pistoiese e Piacenza, Giana. A quel punto queste squadre che vinceranno le partite, gara secca ai 90 minuti, naturalmente in caso di pareggio avanzerà la formazione meglio classificata in campionato. Dicevo, queste tre squadre si affronteranno tra loro comprensive del Monza il 15 di maggio. Terminata la fase del singolo girone, si fondono i tre gruppi in quella nazionale con le 6 vincitrici, 2 per girone, più le 3 terze classificate, Pisa, San Benedettese e Trapani. L'Alessandria, vincitrice della Coppa Italia di Serie C, 20-23 maggio, e il Siena arriva ai quarti di finale con le 5 vincitrici e le seconde, quindi Robur Siena, Sud Tirol e Catania, 30 di maggio, 3 di giugno. Lorenzo, intanto il Siena non evita, il Catania, può prendere in caso di passaggio del turno Pisa, San Benedettese, Trapani e Alessandria. Cioè, quando entriamo noi ovviamente ci è rimasto la crema della crema, ci è rimasto le meglio, questo è fuori discussione. Abbiamo il vantaggio di non incontrare le altre seconde, abbiamo un altro vantaggio, cioè di avere 2 risultati su 3 a disposizione e di giocare la partita di ritorno in casa, insomma, quindi è un vantaggio importante. E poi però bisognerà vedere, io dico che se il Siena affronterà i playoff come ha giocato per 2/3 del campionato, forse noi ce la possiamo giocare con chiunque, anche con le squadre che sono arrivate seconde. Quindi c'è questi 25 giorni per cui lo staff, come ha detto Michele, lavorerà su questo per far arrivare la squadra all'esordio nei playoff nella migliore condizione possibile, e sicuramente mi aspetto
perlomeno ad arrivare in semifinale e poi insomma voglio dire, il sogno sarebbe quello di arrivare a Pescara, poi quando sei arrivato a Pescara è una finale al 50% di probabilità, già lì, però insomma ecco, secondo me Siena ce la può fare arrivare a Pescara. Siccome ce l'avevano chiesto in un messaggio, il regolamento un po' l'hai accennato per quanto riguarda i quarti di finale, gare di andata e ritorno, la Robur sarà a testa di serie, come squadra seconda classificata ha la possibilità di andare avanti con due pareggi, per esempio con un pareggio di una vittoria, in caso di una vittoria di una sconfitta si guarderà la differenza reti. Naturalmente il Siena non può perdere 4-0 e poi vincere 1-0 per passare il turno, perché ci vuole una differenza reti favorevole, le reti in trasferta non valgono doppio. Per le semifinali andata e ritorno il fattore campo non esiste più a quel punto e la gara è alla pari in tutte e due le sfide. Volevo sentire anche la tua, Domenico, su questi playoff. Come diceva anche Lorenzo, sono playoff, squadre importanti che hanno condiviso con noi questo campionato e vedo come squadre insomma, che possono arrivare, diciamo come l'Alessandria, che è una squadra che nella seconda parte della stagione ha fatto il meglio, perché per quello che posso vedere, che ho visto, insomma, mi sembra la squadra più attrezzata e che abbia uno statura un pochino più importante. Poi vedremo, noi comunque non ci fa paura nessuno, vero Michele? Cerchiamo di arrivare, come ha detto Lorenzo, alla fase finale e qui e lì ce la battiamo per poter arrivare a questo sogno. Ecco, prima della pubblicità che incombe, Michele, come si gestiscono questi 25 giorni di pausa? Sono un fattore positivo o negativo? Nel senso, di certo non si rischia di essere eliminati prima, però si sta a lungo fermi. Forse è la prima volta che i playoff vengono sviluppati con questa formula, quindi non è semplice per nessuno riuscire a capire qual è il modo migliore per prepararli, però ci proveremo, siamo trovati con lo staff, abbiamo intanto deciso di fare 5 giorni di completo stacco, perché comunque il campionato è stato lungo e faticoso, poi ci ritroveremo venerdì e da venerdì cominceremo a riguardarci in faccia e a preparare queste partite. Pausa e poi torniamo. Nuovo in onda con l'ultima parte di Calcio Spettacolo, direi di ripartire da alcuni messaggi, questo è un po' polemico di Duccio. Bene, si è vinto l'unica partita che non contava niente, con una squadra già retrocessa, i numeri non la mettevano già retrocessa perché avrebbe potuto vincendo disputare il play-out, questo non per correggere il nostro ascoltatore ma è un dato oggettivo. Ha segnato anche Marotta quando non contava più niente, meno male che in porta c'era un altro portiere. Arrivederci al prossimo anno e speriamo con la voglia e la convinzione di fare qualcosa di più di quello che non si è voluto fare quest'anno. Rispettiamo naturalmente l'opinione di Duccio, però il campionato non è assolutamente finito perché il Siena ha la possibilità di andare avanti e giocarsi ancora la promozione. Livorno all'andata, Pontedera andata e il rigore inventato col Gavorana al ritorno sono i punti che ci sono mancati. Per il mister, domanda, come arriva la squadra tra morale e forma a questi playoff? Ce lo chiede Daniele. Ma sai, c'è ancora 20 giorni e io spero ci arrivi al massimo. Io leggo un pochino come l'umore delle squadre che sono arrivate ai playoff e tutte dicono noi ce la giochiamo con tutti, io penso che noi dovremmo arrivarci ancora più consapevoli e più forti di tanti altri. Noi siamo arrivati secondi in un girone difficile, siamo arrivati secondi ad un punto dalla prima, che poi sono due, per cui io voglio pensare che lo spirito sia quello giusto. Io spero che ci sia in questi 20 giorni l'atmosfera giusta anche in città, che ci permetta di essere accompagnati verso questo percorso nel massimo della fiducia. Forse se devo fare un appunto, non me ne voglia nessuno, ma io credo che ci sia stata forse nei momenti in cui la squadra aveva dimostrato di stare bene, poco entusiasmo.
e a volte nel momento in cui la squadra ha perso qualche partita c'è stato eccessivo pessimismo. Ecco, questa è, diciamo, la nota che io ho trovato in quest'anno. Ecco, allora lo chiedo a Lorenzo e a Domenico, perché come due esponenti del tifo, chi meglio di loro può dare una risposta a questo appunto di Michele? Lorenzo. Ma sai, quello che dice Michele può avere anche un fondo di verità. Non sono totalmente d'accordo, perché le 900 persone andate a Livorno e a Arezzo sono numeri importanti. Purtroppo quest'anno tutte le volte che si è avvicinato a numeri un po' più sopra la media che sono venuti allo stadio in casa in trasferta, si è sempre perso, escluso la partita con l'Arezzo in casa, perché con Livorno anche in casa c'era tanta gente, si perse. Comunque, ripeto, io credo che nel mondo del tifo, nel mondo degli ambienti sportivi, si trasporti questo clima di pessimismo e di malumore che sta vivendo in città negli ultimi anni, dopo tutte le problematiche dovute al Monte dei Paschi. Io dico sempre: 10 candidati sindaci e 642 credo candidati consiglieri comunali significano che questa città è quasi un tutto contro tutti, che questo clima di guerra perenne, di malumore, di diffidenza è la cartina tornasole. È la cartina tornasole che si respira anche nell'ambiente sportivo, allo stadio e nell'affrontare discorsi insomma di sì, è vero, c'è stato poco ottimismo, poco trasporto, però è un qualcosa che io estenderei a 360 gradi a tutta la città, non solo all'ambiente sportivo. Sentiamo anche Giuseppe Valdardi, poi Michele ti faccio rispondere. Ma diciamo, quello che ha detto Lorenzo è vero, nel senso che comunque sì, c'è stato un po' di... al momento che si è persa una partita, anche in partite importanti come a Livorno oppure a Arezzo, certo il malumore c'è. Però non facciamo tutta l'erba un fascio, nel senso, non è che sia tutta la tifoseria, una parte della tifoseria, diciamo, ha creduto di espletare, diciamo, un po' di malumore. Certo, bisogna anche capire perché si arriva a determinate partite, a determinate manifestazioni che siamo carichi e che si vuole vedere il meglio, e quando il meglio oppure il risultato non viene, il tifoso è così, bisogna un attimino essere anche realisti. Ma Michele, scusa se ci ho interrotto. No, ma io condivido in pieno, probabilmente quello che ha detto Lorenzo è reale, è una percezione che ho anch'io e da tanti anni vivo in questa città. Non lo trovo però giusto fino in fondo, perché comunque riversare i problemi cittadini su una squadra o su dei ragazzi, riversare, passatemi il termine, non è la parola corretta, ma dove invece sarebbe avuto più bisogno di sostegno, che c'è sempre stato, io non parlo come si diceva, non si può generalizzare, ma ho sempre, quello che volevo dire, forse mi sono espresso male, è che ho sempre visto che nel bene non ci fosse la stessa lunghezza d'onda rispetto al male, ecco, solo, ma non è una critica nei confronti di nessuno, è che dove volevo arrivare poi in fondo, che secondo me se la squadra percepisce affetto e calore potrebbe dare anche qualcosa in più, era solo questo. Probabilmente questo campionato è servito anche per ricreare dei germi, per ricompattare anche un minimo a livello di unità la tifoseria scoraggiata da due campionati abbastanza anonimi, lo diceva un po' Lorenzo in presentazione, magari sono state poste le basi poi per un futuro campionato dove le presenze allo stadio saranno ancora maggiori e maggiore sarà anche il trasporto. Questa è una considerazione magari anche personale, probabilmente questo è un nuovo inizio che la tua squadra ha regalato alla tifoseria, alla cittadinanza, vediamo se poi
il tutto avrà seguito con numeri naturalmente maggiori, che è lecito attendersi alla luce del campionato importante che ha fatto il Siena e che non è finito, perché come abbiamo visto ci sarà una coda abbastanza prestigiosa. E un tifoso ti chiede, vado a recuperare il messaggio, Michele, se sarà possibile Massimo rivedere il modulo visto con il Prato anche nei playoff, ma avevi già risposto, mi sembra, insomma, sì, una soluzione. Poi alla fine io lo trovo molto simile a quello che abbiamo utilizzato per parte dell'anno, dove quando si vede Guberti aperto da una parte, quello che ha fatto Neglia col Prato, poi non so se lui intendeva gli stessi interpreti, ma io penso che poi alla fine cercheremo di far giocare quelli che daranno la sensazione di star meglio. Ecco, ma Neglia con i campi più asciutti, con un clima diverso, magari anche squadre più aperte, potrà fare comodo nei playoff? Beh, io penso che Neglia ha fatto comodo tutto l'anno, magari non ha avuto una grossa vena realizzativa, ma io credo che ci abbia offerto sempre prestazioni importanti a livello di assist, a livello di lavoro per la squadra. Per me Neglia è un giocatore importantissimo per questa squadra, come lo è Santini, come lo è Marotta, come lo è Guberti, come a volte a partita in corso può esserlo il Mausso, che è un giocatore che può tirare fuori da un momento all'altro un gol o una giocata vincente. Su Emmaus, visto che appunto ne parlavi, ti volevo chiedere, a volte è sembrato anche anarchico, no, a livello tattico, prendersi il pallone e tirare verso la porta da qualunque posizione. In altre circostanze tecnicamente ha fatto vedere delle cose anche fuori da questa categoria. Come si addestra un ragazzo del genere, abbastanza, come ho detto prima, fuori dagli schemi, magari anche con una personalità particolare fuori dal campo? Io devo dire che Mausso è un ragazzo speciale, un ragazzo che si è sempre dimostrato attento e voglioso di dimostrarmi che meritava di giocare. La sua storia, il suo percorso calcistico probabilmente gli hanno tolto qualcosa rispetto ad altri, perché lui non ha fatto settore giovanile in squadre professionistiche, lui è cresciuto da sé ed è portato alla primavera del Genoa, che dopo 6 mesi l'ha mandato in prestito al Taranto per 6 mesi. È un giocatore che, è un bel gol, tra lui, ma lui è un giocatore che probabilmente, se riuscisse a registrare qualcosa che in questo momento gli manca, può diventare un giocatore di categoria superiore. Ha tutto per fare il calciatore, ha un passato che oggi ancora non lo aiuta ad essere concreto per 90 minuti. Lorenzo, può essere importante per i playoff anche il recupero di Cristiani, che nella seconda parte di stagione a livello fisico è mancato, ha giocato molta intermittenza, ricordiamo anche dei gol importanti proprio di Cristiani contro la Lucchese, veramente bellissimo, su invito di Guberti. Centrocampista che ha propensione all'inserimento, secondo me è mancata molto la sua presenza, specialmente nelle ultime partite di campionato. Sicuramente sì, è stato un infortunio molto lungo, perché poi era praticamente guarito, poi è rientrato, poi si è rifatto male, quindi è stato assente per diverse giornate, però per me è un giocatore importante del centrocampo del Siena e soprattutto vede anche molto la porta. Un altro giocatore che io credo che con questi 20 giorni si dovrebbe recuperare può essere Brumat, che permette di creare comunque un'alternativa a Rondanini, perché era anzi lui il titolare ad inizio. Secondo me è un po' più difensivo di Rondanini, quindi a seconda delle partite, come del resto ha già fatto, può giocare sia l'uno e l'altro. Insomma. Purtroppo credo che saranno tutti disponibili, escluso Cruciani, e quindi con la rosa al completo, e poi dopo perlomeno nei quarti di finale sono gli altri che devono fare la partita, quindi non è che come in campionato si metteranno dietro e intaseranno l'aria, quindi per noi dovrebbe essere un vantaggio avendo elementi che possano agire meglio magari in contropiede o con delle difese aperte. Sono sempre Davide, felice che il mister non si sia arrabbiato su Pane. Ne approfitto quindi per chiedergli se il prossimo anno rimarrà e se un giocatore fondamentale come Bassallo sarà dei nostri in qualunque categoria giocheremo. Sul contratto te lo volevo chiedere, Michele, perché era una domanda proprio da finale di trasmissione. È in scadenza il tuo rapporto con la Robur, se comunque vi siate messi o meno al tavolino per parlare di rinnovo. È vero che ancora c'è un obiettivo da conseguire, però si comincia già ora a programmare per la stagione futura in qualunque categoria. No, ma con la società abbiamo parlato, ma con la società non ci sono problemi in questo senso. Quindi arriverà il rinnovo?
ci dice. Sì, io penso di sì. Insomma, questa è una notizia che farà piacere, insomma. Naturalmente tuo e di tutto lo staff, quindi Vergassola. Sì, io te l'ho detto, io ho avuto la fortuna, posso ritenere fortunato, non è che ho grossissima esperienza allenatore, sono anche un allenatore che deve crescere e migliorare tantissimo, però devo dire che qui ho avuto la possibilità di fare il mio mestiere come si deve fare e ringrazierò sempre la società. La seconda parte della domanda. Sì, sul Vassallo, sì. Beh, io penso che Vassallo sia un giocatore, ti ripeto, finché un giocatore non lo alleni non hai mai la percezione reale di quello che vale. Vassallo è un giocatore che è cresciuto in maniera esponenziale dall'inizio dell'anno ad oggi e credo che sia un giocatore che possa tranquillamente fare la Serie B. Volevo chiederti, dal 96 al 2006 sei stato al Siena da giocatore, una parentesi anche al Castel di Sangro, sì. Ma poco rilevante per la tua avventura a Siena, quindi hai vissuto tantissime avventure con la maglia bianconera, soddisfazioni, anche delusioni. Da questo punto di vista, cosa sei riuscito a trasmettere ai tuoi giocatori? Cioè, l'aver indossato la maglia del Siena è stato un valore aggiunto per guidare la piazza calcistica di questa città? Ma forse un valore aggiunto per i rapporti con l'esterno, per i rapporti con... però io non... io penso che loro abbiano la percezione che in Serie C il Siena è una piazza importante, ma chiunque viene a giocare a Siena percepisce questo, ma perché lo stadio ha un suo fascino per la storia, per la maglia, per tutto, per la tifoseria e quindi... Ricordiamo molto commosso alla presentazione della squadra e dello staff quest'estate in, sì, poi sai, sotto non... casa tua, no? Sì. Ma per me è stato un salto nel buio sotto certi aspetti, perché è verissimo che io credo nel lavoro e quando uno la sera va a casa e pensa di aver fatto il meglio di quello che poteva fare deve ritenersi soddisfatto a prescindere. Il calcio a volte non ti dà risultanze ovvie in funzione di quello che si fa. Però sono contento, sono ancora più contento che la squadra ha fatto bene, che come si è detto prima probabilmente c'è stato un riavvicinamento alla città e spero di poter continuare il percorso se fosse possibile in una categoria superiore, se no di nuovo dalla Serie C, però adesso è prematuro parlarne, anche se ti ho detto che la società non ci sono problemi, il contratto è... Credo che sia una cosa... È una formalità. Sì, diciamo così. Per i playoff vedo il Catania e il Pisa favorite, hanno un super organico e sono piazze che trascinano. Opinione di Fabio. Domenico, sei d'accordo? Sul Catania può darsi, sì. Il Pisa lo si è visto nel nostro campionato, è una buona squadra, senz'altro... però ci sono anche altre squadre che possono arrivare alla fine di questi playoff, però vediamo un po'. Non credo, io credo che siano più squadre nel nostro girone che possono dare il meglio e che arrivino fino in fondo. Senza mettere la croce addosso a nessuno, i due punti persi ad Alessandria sono stati determinanti. E poi Daniele, mister, ma tirare un po' di più, perché mi sembra che tutti vogliono entrare in porta con la palla. No, è vero, a volte si può far gol anche tirando da fuori area e se le squadre non ti permettono di entrare dentro l'area è sicuramente un'opzione, è giusta, una considerazione giustissima. Abbiamo lavorato anche su questo quando conoscevamo le caratteristiche dell'avversario, a volte ti riesce, a volte non ti riesce. Mi sembra che nell'ultima partita, i dati che abbiamo ci dicono nell'ultima partita in casa con Piacenza abbiamo tirato in porta 27 volte contro 9 loro e la partita è finita 2-0, quindi vuol dire che ci abbiamo provato. Effettivamente io mi ricordo tanti tiri, magari non pericolosissimi, ma in porta abbiamo calciato. Perfetto, dobbiamo chiudere qua, il tempo a disposizione è terminato. Io naturalmente ringrazio Michele Mignani e la società Bianconera naturalmente. Grazie a voi, è stato un piacere. Per essere stato con noi, il piacere è stato nostro. Lorenzo Molinacci. Buonasera. E Domenico Chiantini. Grazie, buonasera a voi. Alla camera Daniele Bellavista, in regia Diego Gasparoni e Franzo Plantone. Io vi lascio con il Giovanni D'Agostino e Mondo Dilettanti, dopo naturalmente anche la replica del nostro notiziario con Calcio Spettacolo. Ci vedremo martedì prossimo come consuetudine, parleremo ancora di Robur, l'avvicinamento ai playoff, vedremo i risultati. Linea che può tornare alla rete da parte di Giulio Valenti. Un saluto a tutti, appuntamento a martedì prossimo.